SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Ha fatto tappa a Cervi all'ex premier Matteo Renzi per la presentazione del suo nuovo libro Avanti perché l'Italia non si ferma. Un momento per parlare anche dei temi cari alla Romagna. Parla il giovane di origine brasiliana rifiutato da un albergatore di Cervia perché è troppo scuro per lavorare in sala. Tra le condanne di istituzioni e sindacati per il giovane arriva l'invito a Montecitorio. La Regione Emilia-Romagna con la Spending Review ha risparmiato circa 300 milioni di euro negli ultimi due anni grazie alla centralizzazione dell'acquisto dei beni e dei servizi. L'Associazione Grilli Pensanti ha realizzato una mappa sulla presenza delle slot machine in tutto il territorio comunale di Rimini. Intanto il fenomeno della ludopatia diventa sempre più diffuso. Un calo di circa 30% per i bianchi e il 15% per i rossi è la stima di Confagricoltura Emilia-Romagna per la vendemmia 2017, complice la siccità e le alte temperature. Calcio, il giovane Fabio Eguelfi è arrivato a Cesena in prestito dall'Atalanta con opzione di riscatto e controriscatto. In Coppa Italia domenica sera contro la San Benedettese il laterale sinistro potrebbe partire titolare. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Buonasera a tutti e benvenuti al TG di Teleromagna. Partiamo con il primo servizio di oggi. Il segretario del PD Matteo Renzi ha fatto tappa a Cervia per la presentazione del suo nuovo libro. È stata un'occasione per parlare di temi cari alla nostra Romagna. Il segretario del PD Matteo Renzi è stato ospite del Fantini Club per la presentazione dell'ultimo libro in vetta alle classifiche. Quando io vedo lo spazio che ancora l'Italia ha, cioè guardate il turismo per esempio, sto signore qua ci ha spiegato oggi facendoci vedere quello che ha fatto il turismo, una scatola vuota, sono i servizi che lo caratterizzano. Allora voglio provocarvi, adesso faccio arrabbiare sì i sindaci e l'Emilia Romagna, tutta la Romagna. Voi avete un mare bellissimo, per carità. Però, in altre zone d'Italia c'è un mare, diciamo, altrettanto bello, per non dire forse addirittura più bello. Però tutta la cultura dell'accoglienza, dei servizi, della capacità di fare straordinaria opera di incoming, di accoglienza delle persone, voi la insegnate all'Italia e al mondo. Ma intanto oggi è una giornata di festa e di lavoro, sì, calda in tanti dicono, è anche però una giornata in cui con gli operatori si approfondiscono i temi del turismo sportivo. La Riviera sta dando, devo dire, grande prova di sé, lo dico orgogliosamente anche da Emiliano Romagnolo che accompagna Matteo in questo tour. Ed è una giornata di lavoro perché il segretario sta incontrando persone e il libro poi è un'occasione di dibattito, incontro, come quella al bagno Fantini qui a Cervia. Tragedia a Ferrara, ha sparato alla moglie di 73 anni e al figlio 48enne uccidendoli. Ha dato fuoco all'abitazione in pieno centro e poi è uscito dalla palazzina, ha compiuto poche centinaia di metri, si è sparato. Protagonista della vicenda un antiquario di 77 anni, secondo le prime informazioni venerdì a mezzogiorno l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare corso allo sfratto esecutivo della famiglia dall'abitazione.
Un mese fa era avvenuto il primo accesso di sfratto non eseguito perché la casa era piena di mobili da svuotare. Sul posto in prima battuta sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati alle 6.30 per un incendio sviluppato al piano terra della palazzina. Spento l'incendio, i pompieri hanno rinvenuto nell'abitazione dell'antiquario corpi anneriti dal fumo dell'uomo e della donna con segni di colpi d'arma da fuoco. Alla testa il 77enne Galeazzo Bartolucci. Si è sparato all'altezza invece della chiesa di Santo Stefano. Alle 7.30 la polizia era stata allertata per la presenza di un uomo in fin di vita, trovato dalle forze dell'ordine con il segno di un colpo alla testa e una pistola in mano. Vediamo anche un'altra notizia, grave incidente stradale questa mattina sulla 14 bis a Ravenna. Un giovane bolognese di 19 anni è stato trasportato con il codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena per le ferite riportate in una terribile carambola. Erano passate da poco le 8 quando la Lancia Y su cui il giovane viaggiava insieme ad un'altra giovane in direzione nord ha sbandato distruggendo il guardrail e capottando diverse volte nel campo a fianco della carreggiata. Il volo è stato impressionante, l'auto è finita a circa 40 metri dalla strada. Subito sono intervenute due ambulanze con l'auto medicalizzata a seguito, i vigili del fuoco sono arrivati con una squadra e una gru, mentre la polizia stradale di Ravenna si è occupata dei rilievi, ancora sconosciute le cause che hanno portato al sinistro. La giovane è stata portata in ospedale con traumi meno seri. La Romagna non è quella che era rappresentata dall'albergatore di Cervia che ha rifiutato l'assunzione stagionale del giovane di origine brasiliana, cameriere milanese della Carnagione Scura. Anche Laura Boldrini, presidente della Camera, l'ha invitato a Montecitorio. Vediamo. Aveva già le valigie pronte per traslocare per qualche settimana a Cervia, in provincia di Ravenna, per lavorare come cameriere in un albergo-ristorante. Ma il potenziale datore, vista la carta d'identità, ha liquidato con un SMS il 29enne brasiliano trapiantato a Milano perché è di pelle scura. «Mi spiace Paolo, ma non posso mettere ragazzi di colore in sala. Qui in Romagna la gente è molto indietro». Tutta l'amarezza del 29enne è stata raccolta dai microfoni di Repubblica TV. Nel 2017 esiste ancora la discriminazione verso le persone di razze diverse e che io penso che ognuno è libero di lavorare sia bianco che nero. Io sono stato adottato nel 91 e da 91 che sono in Italia, perciò da 91 con la cittadinanza italiana. Io ho fatto 5 anni di alberghiero col diploma e ho iniziato a lavorare. Fermo il coro di condanna nei confronti dell'imprenditore cervese, che ha sottolineato di non aver digitato in prima persona il testo dell'SMS partito dal suo telefono ma scritto, dice, da qualcuno del suo entourage. La Filcam CGL parla di discriminazione razziale e promette battaglia legale. Secondo Federalberghi, l'imprenditore, dopo la figuraccia, si è attivato per mettere una pezza e gli altri albergatori si sono proposti di offrire un'opportunità di lavoro a giovane. Il sindaco di Cervia, Luca Coffari, parla di fatto di particolare gravità, che nulla a che vedere con la cultura della nostra città. Rimane però tutta l'amarezza per il brutto evento stigmatizzato dalla madre Paola. Di fronte a un atto che va contro la Costituzione italiana, le leggi italiane e il Trattato di Lisbona sul rispetto dei diritti, indipendentemente dal sesso, la religione, eccetera, eccetera, di fronte a questa cosa noi non possiamo tacere. Nella mattinata di giovedì i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 25enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche giorno prima alcuni residenti della località balneare di Lido di Dante avevano segnalato la presenza di un extracomunitario in prossimità della spiaggia che stazionava tutto il giorno lì avvicinando giovani e meno giovani. Dopo una breve attività di osservazione i militari sono intervenuti per identificare il soggetto. Questo inizialmente ha fornito false generalità asserendo di essere lì a prendere il sole. Poi, quando ha capito che il controllo sarebbe stato più approfondito, ha cercato di scappare. Immediatamente bloccato e perquisito, il giovane marocchino è stato trovato in possesso di varie dosi di marijuana e una cospicua somma di denaro. Provento dello spaccio, tutto il materiale è stato sequestrato. Aumentano in regione i fondi con carte di le frodi con carte di credito e bancomat e i furti di identità, quasi 1.900 durante il 2016. Vediamo.
quasi 1900 casi in Emilia-Romagna durante il 2016. E questo è il bilancio delle frodi creditizie e dei furti d'identità redatto dall'osservatorio CRIF, che registra un aumento del 6,2% sull'anno precedente e con in testa la provincia di Bologna con 399 casi. Subito dietro il capoluogo felsineo troviamo Parma con 263 casi, mentre Ferrara è la provincia meno colpita con 99 frodi nel 2016, nonostante una crescita del 5,6% rispetto all'anno precedente. Le province romagnole vedono invece in testa Rimini con 202 casi e una crescita del 13,6%, seguita da Ravenna con 147 e una crescita del 3,9%. Meglio di tutte Forlì-Cesena, che ha registrato 111 frodi e la miglior performance della regione, con un calo del 22,4%. Lo studio di CRIF evidenzia che la maggioranza delle vittime sono uomini e la fascia di età più colpita è quella tra i 41 e i 50 anni. Il 39,8% dei casi di frode creditizia hanno riguardato l'acquisto di elettrodomestici, seguiti dai comparti automoto 12%, spese per la casa e ristrutturazione 10%, arredamento 9% e articoli di elettronica, informatica e telefonia 6,2%. La maggior parte delle frodi ha riguardato importi tra i 1.500 e i 3.000 euro, ma nel 13% dei casi hanno superato i 10.000 euro. C'è anche un ex studente di Rimini, Salvatore Vespertino, tra i 5 arrestati per l'attentato avvenuto a Firenze durante la notte di Capodanno, quando una bomba esplose di fronte alla libreria Il Bargello. Secondo quanto emerso dalle indagini, Vespertino, 31enne di Nuoro, sarebbe il creatore dell'ordigno che ha provocato gravi ferite ad un artificiere della polizia, Mario Vece, tra cui la perdita di una mano e un occhio. L'accusa mossa contro il gruppo di militari anarchici è di detenzione porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo, tentato omicidio e danneggiamento aggravato. In particolare l'ex studente di Rimini, fuggito in Spagna e Francia a seguito dell'attentato, sarebbe stato incastrato dalla prova del DNA e da una telefonata. La regione ha risparmiato centinaia di milioni negli ultimi anni grazie alla centralizzazione dell'acquisto di beni e servizi. Vediamo il servizio. Quasi 300 milioni di euro risparmiati in 2 anni. È la Spending Review dell'Emilia-Romagna che, grazie all'agenzia regionale Intercenter, la centrale unica per gli acquisti nella pubblica amministrazione attiva sulla gestione di gare e bandi da Piacenza a Rimini, nel biennio 2015-2016 ha fatto registrare una riduzione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi pari a 298 milioni di euro, di cui 243 nella sanità. Nel biennio il valore dei contratti ha superato i 2,4 miliardi di euro, una gestione che ha generato ricadute positive anche in termini di efficienza della macchina pubblica, liberando risorse umane e finanziarie destinate a migliorare i servizi per i cittadini e le imprese. Beh, si lavora meglio rispetto alla scelta dei materiali, delle forniture che vengono fatte insieme ai medici, vengono scelti. E soprattutto la quantità delle forniture consente di avere degli sconti molto importanti. È un risparmio, per modo di dire, perché tutto quello che si risparmia per l'appunto rimane alle aziende per investire, comprare macchinari, fare servizi nuovi, quindi è una delle fonti, probabilmente una delle più importanti che in questi ultimi anni le aziende hanno avuto per mantenere un livello significativo di qualità dei servizi che erogano. Carabinieri di Solarola, in provincia di Ravenna, hanno identificato i 5 giovani moldavi di 20 anni che la notte dell'ultimo dell'anno avevano terrorizzato un 52enne solarolese. L'uomo stava rientrando dal classico veglione al volante della sua Fiat Punto, percorrendo via Madonna della Salute, quando si è trovata la strada sbarrata da un gruppetto di una decina di persone. L'automobilista, costretto a fermarsi, è stato accerchiato da almeno 5 persone che, complice l'alcol, hanno cominciato a inveire nei suoi confronti, a prendere a calcio a pugni la sua vettura frantumando un finestrino. Dopo aver messo sotto torchio i primi identificati, i carabinieri di Solarola in questi giorni hanno denunciato 5 giovani moldavi di età compresa tra i 23 e i 27 anni che dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e violenza privata in concorso. A Rimini è stata realizzata una mappatura della presenza di slot machine in città. Intanto il fenomeno della ludopatia si fa sempre più grave. Servizio.
Dalla mappatura che ha fatto l'associazione Grilli Pensanti sulla presenza delle slot machine sul suolo comunale di Rimini, le prime considerazioni che si possono fare sono due, una sulla quantità, l'altra sull'omogeneità della distribuzione. Muovendosi in qualsiasi direzione della città, ogni poche centinaia di metri è possibile trovare un apparecchio per il gioco d'azzardo, non solo perché sono tante, ma anche perché equamente distribuite sul territorio. Sono 200 i luoghi mappati che dispongono di almeno una macchina, zona mare, centro storico, quartieri residenziali, nessuno escluso. Un contesto rischioso per una malattia, la ludopatia, sempre più diffusa nel riminese come altrove e che riguarda anche i giovanissimi. Oltre il 50% dei minori ha giocato almeno una volta, di questi il 10% è a rischio dipendenza, mentre il 6% ne è già affetto. Anche l'amministrazione comunale dovrà dotarsi di un documento come quello presentato dall'associazione che si ispira al Movimento 5 Stelle. La nuova legge della Regione Emilia-Romagna impone una distanza di 500 metri tra le slot e i luoghi sensibili come le scuole. Gli attivisti chiedono anche di aggiungere i bancomat tra i luoghi da tenere alla larga dai locali per il gioco d'azzardo. Una economia che, va ricordato, è spesso legata alla criminalità organizzata. Blackout a macchia di leopardo in tutta la Romagna nella nottata tra giovedì e venerdì. Dall'entroterra alla costa interi quartieri sono rimasti senza energia elettrica. I primi accenni sono stati registrati verso le 23 quando in varie zone tutte le luci si sono spente. A Forlì è stata la zona sud Caossi, Ronco e quartiere Spazzoli la più colpita. Ravenna, la zona di Lido di Savio, toccata anche Cesena, Cesenatico e Rimini Sud. La prima interruzione è durata tra i 10 e 50 minuti, mentre un secondo blackout è avvenuto intorno alle 3. La società che gestisce la rete elettrica sta verificando le cause di quanto accaduto e tra le tante ci sarebbero anche le problematiche legate all'anomala ondata di caldo e quindi ad un picco di consumi dovuti ai condizionatori accesi. Presentato il bilancio al 30 giugno di Cari Romagna, aumentano la raccolta e i crediti alla clientela e servizio. Il Consiglio di amministrazione della Cassa dei risparmi di Forlì e della Romagna ha approvato a fine luglio il bilancio del primo semestre 2017, registrando un aumento della raccolta dello 0,6%, pari a 5,8 miliardi di euro. L'istituto di credito, appartenente al gruppo Intesa San Paolo, è presente nelle tre province romagnole con 77 filiali e vanta oltre 153.000 clienti. Dai dati presentati dal direttore generale Francesco Moncelsi, calano i crediti deteriorati, restano elevati i livelli di copertura, scendono i costi operativi e i coefficienti patrimoniali sono superiori ai limiti fissati dagli accordi internazionali di Basilea 3. Per il presidente del CDA Adriano Maestri, Cari Romagna ha accelerato la crescita della nostra regione, erogando nel primo semestre circa 419 milioni di euro di credito a medio e lungo termine, di cui il 61% alle imprese e il 39% alle famiglie. La presenza capillare e la crescente attività di banca online, ha concluso Maestri, permette di operare 24 ore su 24, rendendoci sempre più vicini alle famiglie e alle imprese del nostro territorio. Stime allarmanti per la vendemmia di quest'anno con Confagricoltura che prevede un calo del 20-30% per i vini bianchi e un 10-15% per i rossi. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. Si stima un calo del 20-30% per i bianchi e del 10-15% per i rossi. È quanto sottolinea il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna Gianni Tosi in previsione della vendemmia 2017. Una produzione che, nonostante l'elevata qualità stimata delle uve, sarà anche accompagnata da una bassa resa in cantina. A destare maggiore preoccupazione è però la viticoltura di collina. Per via della siccità e delle alte temperature, accompagnate da un'escursione termica praticamente assente, c'è il serio rischio, secondo Tosi, che scompaiano le vigne nel giro di pochi anni, dato che mancano bacini, l'accesso a nuove fonti d'acqua e non è possibile effettuare irrigazione di soccorso. Per fronteggiare il problema, Confagricoltura Emilia Romagna si rivolge dunque alle istituzioni chiedendo incentivi per la realizzazione di invasi aziendali e non solo consortili.
La vendemmia, che nella nostra regione costituisce l'8,3% della produzione lorda vendibile agricola, per un valore superiore a 315 milioni nel 2016, vedrà il via intorno al 7 agosto. In particolare si inizierà con le uve bianche per le basi di spumante, a cui faranno seguito l'Albana e il Trebbiano in Romagna, mentre a fine mese sarà il turno dei vini rossi. E ora vediamo altre notizie con le brevi. Forlì. Un uomo si è recato all'ufficio postale di Piazzale della Vittoria per pagare una multa quando è stato avvisato che erano scaduti i termini per il pagamento in forma ridotta. Ha quindi sputato addosso alla responsabile e nell'uscire si è abbassato i pantaloni mostrando il sedere. Cesena. Entro il 2019 il Comune farà 69 nuove assunzioni. Oltre 40 saranno attivate entro la fine di quest'anno. È quanto prevede il piano del fabbisogno del personale per il prossimo triennio, a cui la Giunta ha dato il via libera nell'ultima seduta. Savignano su Rubicone. Lasciano la figlia di 2 anni in macchina e vanno a fare shopping. La segnalazione di un passante ha permesso di estrarre la piccola dalla vettura. I genitori, un 46enne russo e una 41enne lituana, in Riviera per trascorrere le vacanze, sono stati denunciati per abbandono di minore. Rimini, licenza sospesa e chiusura per 15 giorni per un mini market che vendeva superalcolici ai ragazzini con meno di 16 anni. Il market, gestito da un 32enne del Bangladesh, è già stato controllato e sanzionato diverse volte dall'anno scorso ad oggi. È arrivato il momento del nostro TG Sport. Buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Nel 3-5-2 largo a sinistra nel centrocampo del Cesena ha fatto capolino già contro il Fano Fabio Eguelfi. Il laterale che proviene dall'Atalanta si è presentato ai nuovi tifosi bianconeri. Intanto è arrivata l'ufficialità di Laribi, già con Camplone da un paio di giorni. Terzino sinistro o centrocampista esterno? Per il biondissimo Fabio Eguelfi cambia poco. Nato nel 1995 scuola Inter, il mancino ha già esordito in maglia bianconera contro il Fano e punta ad una maglia da titolare domenica contro la San Benedettese nel secondo turno di Team Cup. Terminato il prestito alla Pro Vercelli dello scorso anno, l'Atalanta lo ha spedito in Riva Savio in prestito con diritto di opzione e contro opzione. Ma l'ho vissuta bene, nel senso che è stato un cambiamento abbastanza grande per me. Sono stato acquistato da una società di Serie A che crede in me, penso, e dove mi è stato presentato un progetto in cui la società e io in primis credo molto. Sono venuto qua, come diceva prima il direttore, con molta voglia, anche perché non ho 30 anni e ho poche partite tra professionisti, soprattutto in questo campionato, e quindi devo dimostrare ancora tanto. I primi giorni d'ambientamento sono stati facili grazie alle presenze di Doncor e Moncini, rispettivi compagni all'Inter e al Prato. L'impatto è stato sicuramente buono sia con la squadra che con la società che con l'allenatore. Mi sono subito trovato benissimo e quindi diciamo che credo di aver iniziato bene questa avventura. Passiamo ora all'Atletica. Scenderà in pista questa sera alle ore 21 Margherita Magnani nella terza ed ultima batteria dei 1500 metri ai Mondiali di Londra. La Cesenate andrà alla caccia della qualificazione alla finale e dovrà concludere la propria gara tra le prime sei o strappare uno dei migliori 6 tempi utili per il ripescaggio. Per Margherita sarebbe il coronamento di una stagione in cui ha dovuto a lungo inseguire la miglior prestazione, centrata soltanto all'ultimo tentativo nel meeting di Usden in Belgio, grazie al tempo di 4:06:30. Passiamo ora all'Ippica. Saranno gli anziani a prendersi il centro della ribalta questa sera all'Ippodromo del Savio. Tante le candidature al trono della corsa poste in cima al cartellone, il memorial Luigi Balestri.
Venerdì all'insegna degli anziani in riva al Savio, con un riuscito handicap in cima al cartellone ed i gentleman ad interpretare i 10 agguerriti soggetti al via, il tutto inserito in un contesto divertente ricco di digressioni tecniche sin dai primi scorci del convegno. La sportività dei gentleman, unita all'agonismo e alla passione per i trottatori, non delude mai in ottica spettacolo. La scena regala attori di primo piano abbinati a soggetti dalle elitarie frequentazioni come Matteo Zaccherini e il suo Rume Coca Day, spesso al via in corsi di gruppo e favoriti della contesa nonostante la doppia penalità, oppure i veneti Putnik Daghi e Zorzetto, inquilini di spicco del nastro intermedio, senza dimenticare i nobili natali dell'avvantaggiato Love Inside, che a 12 anni suonati regala una notevole chance in ottica vittoria al suo partner, il capolista nazionale Filippo Monti. Una seria disanima delle candidature non esclude l'inserimento in zona podio del biondo Nedved Q o dello specialista Porsche Font. Il tutto in attesa del Città di Cesena di domani, prima grande serata del mese di agosto appena iniziato. Con questo è tutto, termina qui questa edizione di TR24 Sport. Ricordo che per ulteriori approfondimenti è disponibile il nostro portale tr24.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. E ora guardiamo insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Una giornata che passerà alla storia, quella di oggi in Emilia Romagna. Temperature estreme da più giorni si stanno registrando, ma oggi abbiamo superato tantissimi record storici di caldo, quindi in molte località non avevamo mai raggiunto tali valori. Pensate che localmente sono registrati 42-43 gradi, valori davvero eccezionali. La situazione non cambierà nelle prossime ore, vivremo una notte con forte disagio, temperature anche oltre 30 gradi in piena notte. Il weekend però porterà qualche novità. La giornata di sabato risulterà soleggiata su tutta l'Emilia Romagna, con temperature in lieve calo di 1-4 gradi, ma ancora su valori estremi, quindi punte di 39-40 gradi non saranno da escludere su Emilia orientale e parte della Romagna occidentale. Temperature in calo sulla fascia costiera, ma con valori ancora sopra i 32-33 gradi. Ventilazione di caduta dall'Appennino, quindi sulle colline il clima sarà spesso secco, per il mare sarà calmo. La giornata di domenica poi inizierà con il sole, ma finalmente avremo il primo cambiamento con l'arrivo di aria più fresca in quota, che determinerà la formazione di rovesci e temporali sull'Emilia centro-occidentale. Ma attenzione, perché qualche temporale si potrebbe avvicinare anche a Ferrarese e Romagna entro la serata. Calo termico soprattutto nella giornata di lunedì. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Rivediamo insieme alcune delle principali notizie di oggi. Ha fatto tappa a Cervia all'ex premier Matteo Renzi per la presentazione del suo nuovo libro Avanti perché l'Italia non si ferma. Un momento per parlare anche dei temi cari alla Romagna. Parla il giovane di origine brasiliana rifiutato da un albergatore di Cervia perché è troppo scuro per lavorare in sala. Tra le condanne di istituzioni e sindacati per il giovane arriva l'invito a Montecitorio. La Regione Emilia-Romagna con la Spending Review ha risparmiato circa 300 milioni di euro negli ultimi 2 anni grazie alla centralizzazione dell'acquisto dei beni e dei servizi. L'associazione Grilli Pensanti ha realizzato una mappa sulla presenza delle slot machine in tutto il territorio comunale di Rimini. Intanto il fenomeno della ludopatia diventa sempre più diffuso. Un calo di circa 30% per i bianchi e il 15% per i rossi è la stima di Confagricoltura Emilia-Romagna per la vendemmia 2017, complice la siccità e le alte temperature. Calcio, il giovane Fabio Eguelfi è arrivato a Cesena in prestito dall'Atalanta con opzione di riscatto e controriscatto. In Coppa Italia domenica sera contro la San Benedettese il laterale sinistro potrebbe partire titolare.
E anche per oggi è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete rivedere i servizi e le notizie di questa TG sul nostro portale tr24.it. Arrivederci a tutti, buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.